e proprio vissuto in modo diverso, come accennavi tu, sicuramente. E indubbiamente purtroppo oggi come oggi invece queste, anche se devo dire che la escort del tuo libro in realtà fa la prostituta, non è una escort solo accompagnatrice, ma in qualche sì, modo. perché vuole capire anche quell'aspetto. Anzi, vuole capire secondo me soprattutto quell'aspetto, perché poi ricordiamoci che nella parte sessuale, in particolare l'uomo più della donna, trova la sua parte atavica vera, cioè la sua parte primordiale. La donna è già più, secondo me, ha un'intelligenza superiore anche nel rapportarsi a questa tematica. L'uomo a livello sessuale è veramente restato nella fase animalesca della sua evoluzione, lo ammetto. Io poi in particolare, secondo me, scherzo, no, Stata evoluzione. ammettiamolo, è così. E forse Lucrezia è proprio questo, che stimola il suo interesse e i suoi esperimenti, no? Sì, è vero, è molto attratta da questa parte, indubbiamente, forse proprio perché non riesce a viverla. Diciamo che per Lucrezia è soltanto cerebrale questa parte, mentre per la donna forse ci vorrebbe un pochino più di... Anzi, ha sicuramente la donna anche un equilibrio fisico-mentale sul discorso sessuale, mentre per Lucrezia, ecco, il suo Esclusivamente squilibrio è quello, cerebrale. è esclusivamente Sì, è cerebrale. sbilanciata completamente da quella parte, la sua natura. E quindi a un certo punto c'è anche questo confronto, in particolare in una delle fasi iniziali del libro, quando c'è una cena organizzata proprio a scopo sessuale tra 4-5 persone, Sì. e lì c'è proprio lo scontro tra la parte completamente cerebrale di Lucrezia e la parte animalesca degli uomini, ma anche delle donne in quel Sì, c'è un grande caso, contrasto in in quel quella punto, cena. decisamente, è E lì vero. si comincia a capire qualcosina, no? Perché comunque sia, lì vedi veramente anche la mancanza di normalità di Sì. Lucrezia. Diciamolo, è molto intelligente, molto presuntuosa, però resta una schizofrenica e in qualche caso lo capisci. Nonostante ti ripeto, a volte durante la lettura del libro un po' ti metti dalla sua parte, che la vedi come personaggio effettivamente un po' superiore, però è una Sì, però comunque superiorità non a sofferente. posto, diciamo così. Allora, cara Maddalena, Decadent Doll quindi ancora a disposizione, ma io prima di chiudere, prima di salutarci, abbiamo ancora 9 minuti, quindi il tempo c'è, però Sì. volevo anche passare e parlare anche degli altri libri. Noi ci siamo incontrati qui qualche mese fa per parlare dell'Apostolo Sciagurato. Non so se tutti gli ascoltatori che in questo momento sono in ascolto c'erano anche allora, probabilmente no. Quindi io direi di tornare un attimino a parlare anche di questo libro, che troviamo altrettanto comunque in libreria o su richiesta, e che, ripeto, è un pochino più leggero, ma comunque ugualmente interessante e ben scritto, perché è un libro di racconti, ma che Sì. in realtà parla anche qui di una coppia che ha un rapporto particolare, anche qui Sì, diciamolo. Tu particolarissimo, è sei vero. sopra le righe sempre nei rapporti tra personaggi, no? Sì, mi piace creare dei personaggi molto forti, caratterizzati da personalità un po' atipiche. Sono più affascinata da questo genere proprio perché penso che possano far maggior presa sul lettore, Ma al sicuramente. di là di questo rapporto di coppia, che in realtà si vive soltanto nel primo e nell'ultimo capitolo, Sì. tutti gli altri capitoli sono racconti brevi, più o meno brevi, di tipo completamente diverso tra loro, di genere completamente diverso tra loro, e tutti veramente molto piacevoli, nei quali secondo me tu ti sei divertito come una matta, dimmelo. Sì, Ammettilo, tantissimo. ammettilo. Tantissimo, la sperimentatrice che c'è in me si è divertita veramente tanto, proprio perché ogni volta ho dovuto creare un mondo, una dimensione totalmente diversa dalla precedente e dalla successiva. Quindi ogni volta è stata un po' una sfida e ogni volta ho cercato tematiche molto particolari. Tra l'altro, come avrai notato, come ti ricorderai benissimo, io spesso ribalto la prospettiva, il punto di vista, quindi do delle premesse che poi vengono smentite sul finale. Assolutamente sì, me ne viene in mente uno in particolare, ma non è forse quello che intendevi tu, però no, niente, comunque mi è venuto in mente questo racconto anche un po' divertente della gelosia per un probabile fidanzato, che poi in Sì, realtà non ho è quello. capito, la Però partenza. al di là di questo, no, ce ne sono poi alcuni che a me avevano colpito moltissimo e che mi restano ancora in testa e che secondo me vogliono lanciare, esasperandolo, un messaggio. Mi viene in mente la tizia che non trova un editore, che si fa scrivere il libro sulla pelle, si Sì, fa Tattoo. tatuare il libro sulla Se pelle. ricordo che ti aveva molto Mi ha molto colpito. colpito perché secondo me c'è un messaggio di fondo che è vero, e cioè tutte quelle persone che hanno qualcosa da dire di interessante e che purtroppo a causa di problemi, secondo me di un problema poi sociale, non riescono a dirlo.
un discorso che non vale soltanto per chi scrive e fa fatica a trovare editori quando poi vengono pubblicati i libri di Totti, per esempio, ma che vale anche per la musica. Questo è un ramo che conosco molto meglio, cioè straordinari cantautori, amici miei, gente che ha veramente qualcosa da dire, non trovano spazio, e poi al Festival di Sanremo magari vince Valerio Scanu. Per fortuna quest'anno no, però... Questo è il grave, e secondo me quel tuo racconto vuole in qualche modo parlare di questo. Sì, sì, è una sorta di denuncia, indubbiamente. Poi io lo faccio a modo mio, esasperando gli argomenti, e cerco di essere abbastanza provocatrice in tutto questo, però sì, c'è anche quel messaggio, sicuramente. Poi ricordo anche un altro racconto che mi colpì moltissimo, ed è quello delle stanze buie con il cieco che accompagna la ceffa, che eri tu anche in quel caso, cioè io dico tu perché parla in prima persona se non sbaglio questa tizia, no? Sì, sì, che quello si intitola Buio. Buio, brava. Tu ti ricordi tutti i titoli di memoria, sono una marea di racconti, tutti te li ricordi a memoria i titoli? Sì, me li ricordo, brava. Dai. Come se l'avessi scritto tu, insomma. Quasi quasi. Sì, comunque mi è piaciuto proprio parlare e scrivere di questi racconti così diversi da loro, però accomunati sempre dal filo conduttore dell'assenza, negli ambiti più diversi, però sono accomunati da questo. E ho cercato di farlo però non in modo così esplicito, così evidente a prima vista. Forse si capisce proprio sul finale che il tema vero è quello. Sì, anche perché lo si dice esplicitamente, in realtà è lui che dice a lei, no? Sì, 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 è lui che le rivela che in tutto quel tempo, durante gli anni della sua sparizione, lei ha scritto proprio in modo compulsivo dell'assenza, che rappresentava ovviamente l'assenza di lui, però sublimata attraverso questi racconti, attraverso varie tematiche. Quindi dice una sorta di rivelazione finale, ma credo che indubbiamente il lettore, ripensando a ciò che ha letto, possa condividere e scoprire che era proprio quello il tema reale, anche se magari non se n'era accorto man mano. Io devo dire la verità che ho invitato Maddalena la prima volta e anche questa seconda volta perché sono molto affascinato dal suo scrivere, anche se la cosa mi fa un po' paura, perché secondo me tu sei una ragazza troppo intelligente e a me la donna intelligente non piace, perché la trovo molto pericolosa, te lo dico in diretta. Comunque, a parte questo, parliamo anche di quello che sarà invece il prossimo libro, che uscirà a giugno. Riusciamo a dare una piccola anteprima, non so, un accenno di cosa parla, ma proprio un accenno, lo so che non vuoi, però lo facciamo lo stesso. Però un piccolo accenno lo darò ugualmente. Allora, innanzitutto, se non cambieranno i piani editoriali, come mi auguro rimarrà tutto confermato così, dovrebbe uscire a giugno. Perfetto. E si intitolerà In bianco e nero. E anche qui torna il tema dell'erotismo. L'editore è in questo caso Robin Edizioni. Ma è lo stesso di L'Apostolo Sciagurato. L'Apostolo Sciagurato. Sì, sì, è perfetto. Lo stesso editore, perché comunque mi sto trovando bene. Tra l'altro, come dicevo, distribuito da Messaggeri e Libri, quindi trovo che sia una buona distribuzione, perciò ho proseguito a pubblicare con loro. E ci sarà un doppio tema in questo libro, ed è quello dell'erotismo e dell'arte. Quindi, bello, mi piace già. Già ti attira. Mi attira, l'erotismo poi per vari motivi, ma l'arte soprattutto è una delle cose che mi appassionano di più da sempre in tutte le sue forme. Sì, l'arte è la mia più grande passione e qui l'ho voluta affrontare in tutte le sue manifestazioni, quindi parlo dell'arte un po' in tutte le forme, ma anche in questo caso da un'angolazione estremamente particolare che poi scoprirai quando avrai modo di leggerlo. È affrontata in modo molto alternativo, proprio perché a me piace sperimentare ogni volta con ogni libro qualcosa di diverso, e qui ho voluto fare questa prova. Allora, io indubbiamente ti inviterò ancora qui in radio per parlarne, però poi dovremo anche fare una cosa, perché visto che poi a luglio esce il mio di libro, allora ci scambieremo i libri. Benissimo. E poi io intervisterò te sul tuo e tu un giorno intervisterai me sul mio, così che bello. Facciamo questa bellissima questa idea, mi sai piace. Che mi piace anche a me. Sono d'accordo, mi perfetto. È venuta in mente adesso, visto che escono proprio vicini, anche nel mio caso, nel caso in cui non cambino i piani editoriali, ma non penso, perché sta già inviando le schede alle librerie, quindi sarebbe perfetto. Un po' difficile. Calcola che non hanno ancora in mano neanche il manoscritto, però hanno fretta, comunque sia. Dai, ti confermo già che ti intervisterò io. Faremo così, io verrò a Milano e tu mi intervisti, organizzeremo una cosa a Milano e una qui a Brescia per fare una sorta di scambio culturale vero, in questo caso. Sì. Visto che di scambi culturali se ne parla anche quando la cultura non c'entra nulla, in questo caso invece... In questo caso lo renderemo reale. Lo faremo noi. E io quindi ringrazio davvero di cuore la nostra Maddalena Lonati per questa visita che mi ha fatto, la ritroveremo. Grazie a te.
E naturalmente per conoscerti meglio in internet, dove possiamo venire a cercarti? Allora, digitando Maddalena Lonati su YouTube si potranno vedere alcune delle interviste che ho rilasciato, sia alle radio che alle televisioni, e si potrà vedere il book trailer, che può rendere proprio l'idea molto velocemente di ciò che è l'Apostolo Sciagurato. Mentre digitando su Google l'Apostolo Sciagurato si potranno leggere varie recensioni che sono state scritte, tra l'altro tutte molto buone, quindi questo mi rende orgogliosa. Meno male, però mi sarei stupito del contrario, perché davvero bisognerebbe essere dei ciechi e senza cervello per scrivere una recensione negativa di uno dei tuoi libri, che lo ripeto, non è di parte, perché non è che io e Maddalena siamo amici, e lo dico proprio molto molto sinceramente. Grazie Maddalena, e che dire, in bocca al lupo, alla prossima e buona primavera. Visto che adesso per fortuna l'ultima volta avevamo davanti l'inverno, adesso abbiamo davanti la primavera e io sono particolarmente felice. Anch'io. Grazie cara. Grazie, ciao. Frequenze magiche.